Ciao bella gente. Benvenuti sul canale di Pimot. Siamo di nuovo noi qua. Oh sì, ed è giunta l'ora della mia vendetta. Ma questa volta sarà una vendetta molto infima. Subdola, direi. Sì, esatto. E vi spiego brevemente perché. Io so che, allora, oggi il buon Pimot mi vorrà fare uno scherzo. Io adesso vi spiego perché lo so. Perché io oggi devo andare dal parrucchiere, sto aspettando, sono quasi le 3 e ho l'appuntamento a breve. Pimot ha detto a Paolo ieri sera: becchiamoci. Esatto, mentre Debbie è dal parrucchiere, che ne dici se ci vediamo e le organizziamo un bel prank? Ma a sto giro, Paolo, ok, che è stato forse la mente malvagia a sto giro sei tu, non sì, sono io. Sì. Ho detto rigiriamogli questa cosa. Esatto, è venuto da me e mi fa: vuoi vendicarti? So che Pimot vuole farti uno scherzo mentre sei dal parrucchiere, vuole organizzare qualcosa. Esatto. E io ho detto: ma è ovvio che mi voglio vendicare, ma ci mancherebbe. Assolutamente sì. Quindi il nostro piano è questo. Noi adesso ci comporteremo come se nulla fosse. Esatto, quindi io farò finta di nulla, andrò dal parrucchiere e Pimot sicuramente con Paolo si metterà a fare l'intro del suo video, farà tutto quanto proprio perché crederà veramente sì. che mi sta organizzando uno scherzo. Esatto. In realtà lo scherzo glielo stiamo già facendo noi. Esatto, a un certo punto durante tutto il piano che Pimot elaborerà, io riceverò una telefonata, finta telefonata, dal suo tatuatore. Esatto. Tra l'altro salutiamo il grande Danilo. Sì. Che tra l'altro sì, no, è uno scherzo. È uno quindi, scherzo, assolutamente nulla i di loro quello... tatuaggi sono pazzeschi, sono perfetti, meravigliosi, tutto quanto. Ve li consigliamo. Ma detto questo, praticamente io riceverò questa finta telefonata che in realtà è Debbie. Sì. Dove mi verrà detto che il tatuaggio che ha appena fatto Pimot è stato fatto con un inchiostro tossico. Esattamente. E ovviamente io chiamerò già lui, ve lo dico perché. Andrà perché in so merda. Che lui mentre registra mette il fly mod. Esatto. Quindi anche se Danilo o qualunque persona l'avrebbe chiamato, lui non avrebbe risposto. E ci sta che cercano me. Esatto. Quindi io gli dirò questa notizia, lui andrà in merda e gli faremo fare una roba abbastanza, come dire, goliardica. Sì, sì, voglio che la gente oggi lo veda e rida. E rida proprio tanto. Sì, perché io ovviamente gli darò la soluzione per guarire, ma sarà un po' imbarazzante. Non ve la diciamo in questo momento, perché vogliamo che vi gustate il video. Tra l'altro adesso è appena passato. È passato? Sì, okay, stavo allora cercando parcheggio. Allora stacchiamo, raga, perché se ci vede che stiamo registrando, tarnate no, qualcosa. No. Basta. Ah, tra l'altro mi vedrete con altri capelli. Sta arrivando, ciao. Ciao. Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Allora, ve lo racconto a voi per la prima volta e anche a Paolo per la prima volta. Oggi, se non sbaglio, dovrebbe arrivare il computer a Debbie, sì. Corretto? Ok. Sì, giusto. Quindi, nel frattempo che lei è dal parrucchiere, io cosa voglio fare? Sbarazzarmi della scatola con il pacco e sostituirla con una scatola che adesso andremo a cercare e mettergli dentro, boh, non lo so, qualche cazzata, qualche sì, roba del genere. Il solito stronzo come il PS5. Bravissimo, il concetto è esattamente quello. Debbie aspetta sto computer praticamente da 3 anni e quindi niente, si riceverà una bella sorpresa. Ora ci serve. Anche Siri, lo penso anch'io. Va bene. Ora dobbiamo andare. Ah, andiamo là dove c'è tipo l'Euronics, così sai che lì ci sono le scatole. Va bene. Pigliamo una scatola. E poi, vediamo cosa metterci dentro. Va bene. Bene, parcheggia sta macchina che allora, dobbiamo fare in fretta. Aspetta, io vorrei fare il giro di là dietro. Vai a vedere perché se ci sono delle scatole. Guardiamo un po'. Ci fosse una scatola proprio se hai condisegnato un computer, una roba del genere, sarebbe proprio top. Ah, lì sarebbe top. Infatti qui dietro a Euronics magari troviamo qualcosa. Vediamo un po'. Facciamo un giro dietro. Sono tutte aperte, se scatole. Facciamo un giro. Fai il giro da dietro, fai il giro da dietro. Quanto la prenderò alta così? C'è sì, una certo. scatola certo. 50-60 centimetri? Sì. Ah, guarda qua. Ciao Dani. Sì. Allora. Stiamo girando un video per quello che ha messo silenzioso probabilmente. Sì. Oh, questa è perfetta. E
questa è tanta roba. E poi potrei riempirla, cioè guarda che è già piena. Dimmi cosa. È da ospedale allora sta roba? Andare immediatamente all'ospedale? Io lo posso portare adesso? Ma che cazzo dici? Ma chi è? Chi è Dani? Dani chi? Dani del tatuaggio. Che cazzo è successo? Glielo sto spiegando. Adesso te lo spiego. No, tu mi devi dire se dobbiamo andare al pronto soccorso subito o no. Perché io lo carico e lo porto. Scarichi. Oh. No, sta bene, sta bene. Sta bene. Tu. Cosa io? Sì, ma dopo ti spiego, non farti prendere dal panico. Ok, io gli dico di stare calmo. Che cazzo succede? Ok, ah, ok. Per favore, spiegami bene questa cosa, perché glielo dico adesso. Possiamo fare subito. Andiamo in farmacia, andiamo da qualche parte. Non sto capendo. Ok. Allora, perfetto. Due tre giri. E per quanto? Dimmi per quanto. Ok, un giorno, va bene. E poi? Però conviene andare all'ospedale lo stesso o no? Nausea? Ma non capisco che cazzo dimmi se ha la nausea. No, non c'ho la nausea, ma che cazzo sta succedendo? Non ha la nausea. No, sta abbastanza bene. È un po' strano in faccia, ma niente di che. Ma non sono strano in faccia, ma che cazzo. Lo so, porca miseria, non ci voleva. No, ma non ti preoccupare. Stai tranquillo, adesso no. No, ma era solo capire se c'è il rischio dell'amputazione oppure no. Ma che. Ma. Che cazzo stai parlando? Va bene, dai, ti faccio sapere. Ciao. Che cazzo stai dicendo? Cosa stai dicendo? Gli hanno sbagliato l'inchiostro. A chi? A Dani. E quindi? Ha una partita di inchiostro tossico. Hai del col mio tatuaggio? A quello che hanno fatto? Hai l'inchiostro tossico nelle mani. Ma questo? Sì, quello. C'è gente che sta avendo le convulsioni all'ospedale. E gente che sta male. Perché ha chiamato te? Ha chiamato me perché diceva che era sempre spento. Ed è un'ora che provo a chiamare. È in offline. E quindi? No, niente, Simo. Qua è grave la situazione. No, scusa. È grave, lascia perdere. No, ma quindi che cazzo devo fare? Simo, non lo so cosa devi fare. Non lo so. No, ma che cazzo ti ha detto lui? Mi ha detto che forse c'è un metodo. Cioè? Bisogna praticamente prendere della carta velina, una spugna e metterla immediatamente sopra la mano, avvolgere tutto, sperare che la mano sudi e viene trasudato e traspirato un pochettino di inchiostro. Molto pericolosa questa cosa, Simone. Porca puttana. Però mi ha detto di tenerti monitorato perché dovrebbero cominciare delle nausee, convulsioni e capogiri. Capogiri e convulsioni. Perché io non ti vedo camminare tanto dritto, Sì, cammino benissimo, che proprio quello sulla mano, che così gli affresti rimane tutta la puttana e poi che cazzo. Ma è lo scatolone? Ma non me ne frega un cazzo lo scatolone. Simone, dove andiamo? Non lo so, cosa cazzo ti puoi comprare? Qua avranno spugne. Sì, ce l'ho una spugna. Allora la spugna niente. Qua è una spugna normale? Sì, una spugna normale. Una spugna normale, Simone. Una spugna e. Carta velina. Ma devi fare un bel impacco su quella mano. E se non ti senti bene, filare al pronto soccorso all'ospedale. Allora, facciamo veloce però, perché non ti vedo mica tanto bene. E poi una spugna, Simone, una spugna. Mi ha detto di prendere quelle belle grosse. Tanto a me non me ne frega più un cazzo di fare il prank, non hai capito? Vabbè, io documento, farai mal che vada a uscire un video. Mi amputano la mano. Non.
Ma io te lo volevo già dire ieri, tu avevi una brutta faccia. Ma non sono brutta faccia. Sì, sì. Una brutta faccia. Ecco, allora, praticamente mi ha detto più assorbe meglio è, quindi una roba così, hai capito? Esatto, e gli devi mettere la pellicola attorno. Quindi puoi per favore puoi prendere questa pellicola. Ma guarda che devi fare veloce. Sì, ma poi io non lavoro qua, non so dove è la roba. Lui mi ha detto che purtroppo. Sì, qua. Ecco, la pellicola. Perfetto. Allora, bisogna farsi subito l'impacco in macchina. Cerca già di preparare perché non ci voleva. Ma Dani dove adesso? Dani mi ha detto che adesso era in negozio, che però aveva il telefono che suonava in continuazione perché di gente che si stava sentendo male, perché poi te purtroppo mi hai anche spiegato che il medico gli ha detto subito che era un problema di circolazione, perché te avendolo fatto nelle mani si rischia proprio questa sorta di amputazione o entra direttamente il veleno all'interno del corpo, quindi è molto pericoloso. Devi farti subito l'impacco. Cosa vuol dire l'impacco? Allora, praticamente mi ha detto devi appoggiarti la spugna sulla mano e poi avvolgere tutto velocemente e poi fare dei lunghi respiri durante la giornata, proprio lunghi. Come no? Cioè, no. Purtroppo, perché vedo già gli effetti, cioè, io te l'ho detto. Fatichi a camminare, non fatico a fare niente. Sì, sì, hai anche un po' di... Lui mi ha chiesto subito se aveva nausea e convulsioni, gli ho detto no, per adesso sta bene. Lo vedo strano da un paio di giorni, però. Mi ha detto digli immediatamente di fare questo, perché il professore gli ha detto di fare quello. Quindi si mette la... Ma Dio, mi fa solo tanto girare quelli. Ma... Per forza, sì, praticamente. Ma dai, ma io non posso, allora, non posso girare con la mano così, dammi sta cazzo di pellicola. Allora, un giorno, ma sì, almeno... Ma come faccio? Non no, ma allora, guidare, cerca di metterla dai, bene, perché qua è a rischio della sì, tua... Ma sì, ma la sto mettendo bene, ma non riesco neanche a guidare, ma dai, ma... A me girano solo tanti coglioni. E tu l'hai voluto fare quel sì, tatuaggio? Sì, ma pure la circolazione. Sì, vabbè, ma ho capito, ma io volevo fare tatuaggio, ma io non è che poi giro con la spugna su una cazzo di mano, dai. Cioè, toh, meglio messa così. E per il così. Tuo bene, rischi l'amputazione. Ma, sì, ma guarda. Rischi l'amputazione. No, mica se non suda lì dentro, porca puttana, sento già il sudore adesso. No, deve sudare e devi sperare che il veleno vada nella spugna e non... Sperare, Paul, cioè, ma come... Ma dai, ma... Che due coglioni, ma... Non ci voleva, lo no, so. No, portami a casa, perché come cazzo faccio a guidare così? Ti porterò a casa. Come faccio a mettere le marce? Ma dai, ma se mi fermano mi dico... Prima dobbiamo per forza andare a prendere Debbie, perché sennò non ce la faccio a tornare indietro. Che ore sono? Le 5, avrà finito? Sì, finirà fra poco. Tanto, non è che devi andare a fare la sfilata di moda. Sì, ho capito, ma io voglio togliere questo cazzo di spugne dalla mano, perché io non posso fare nulla, non posso neanche Puoi però così. Controllare che sia aderente, perché mi ha detto... Paul, deve Paul, essere. Guarda, non so se vedi. È il pollice che è un po' a rischio, io ho paura del pollice. Il pollice, io fra un po' me lo... Non era meglio anche appoggiare un'altra spugna di qua? Ma no. Un'altra spugna di qua, magari? Allora, però, devi dirmi se hai capogiri... Adesso devi fare. Innanzitutto non arrabbiarti, perché ha detto sospiri lunghi. Ma sospiri quindi, lunghi un cazzo. Sospiri lunghi. Cioè, allora, grossi respiri, devi contare fino a... No, ma è inutile che continui ad avvolgere. Perché almeno non si muove, perché sennò io prendo già il nervoso, fra un po' la spacco sta mano di merda. Allora, innanzitutto devi respirare con sospiri lunghi. Dopodiché, ecco, perfetto. Allora. Perfetto, un cazzo. Ma ti rendi conto di dove siamo finiti? Dai, andiamo a prendere Debbie, per favore. Sì, ho capito. Se non stai bene, convulsioni me lo devi dire, bene, perché andiamo all'ospedale bene. Subito. Io non devo pensarci, perché se mi viene il nervoso figlio ti... Dovresti anche cominciare a sentire del formicolio poi sulla gamba destra. Ah no, io il formicolio lo sento già nella mano. Io non tengo 24 ore sta merda qua. 24 perché, ore minimo? Ma no, perché tu tocca. Senti dov'è la mia circolazione. Se tu tocchi non passa neanche il sangue dentro sta minchia di una mano. No, adesso non adesso lo so. Andiamo a prendere Debbie e poi così mi porti a casa. Va bene. Allora, appena uscita, è andato tutto secondo i piani. Sono qua prima. No, ma aspetta, prima che ci sente. Scusa. Allora,
è in macchina e in uno stato pietoso. Ok, ha funzionato. Pensa veramente che o la mano gliela butteranno domani. È incazzato nero perché deve girare con una spugna sulla mano gigantesca. Okay, è nero, nero come la pece, ma ci è cascato con tutti i piedi. Ok, possiamo prendere, quindi... digli di uscire che ci prendiamo un caffè. No, no, entra in macchina, dai, perché non si osa uscire perché ha la spugna. Entra in macchina, tanto è lì. Ma volevo prendermi. No, tu entri in macchina e va, guardalo. Va. Ah, aspettate, che mi devo ancora mettere tutto. Passa nella macchina, prendi le chiavi di casa, portami a casa. Ma sai perché lo sto filmando? Ma io non so perché lo stai filmando. No, infatti io aspettavo. Ma perché? Perché? Cioè, ti rendi conto come cazzo devo girare? Cioè, non posso fare niente, mi sono girato i coglioni di tutta questa storia. Tre chi ore. È quella roba. Questa roba non mi sembra. No, spiegagli perché sei in quello stato. Ma mi fai vedere la mano? Ma cos'è? Una spugna di merda. Una spugna di merda. Una spugna sopra il tatuaggio. Perché... Stava facendo le cose io e lui. Stava facendo le cose io e lui. Lo chiama Danilo. Sei brutto, comunque. Non sei verde. Brutto, dai, non farmi venire paranoia. Sì, sì. E si scopre che sto cazzo di colore che ho usato per tatuarmi la mano è tossico. Ah. E è quindi tossico. L'unico modo per far sudare la mano è con una spugna che assorba. Sta merda. No. Oh mio Dio. E io da tre ore che c'ho sta cazzo. Per un giorno. Un giorno ha detto il professore ha detto un giorno. Che è il professore? È il professore che ha sentito Dani perché ha avuto un sacco di clienti che oltre a quello, che è l'unico modo per evitare l'amputazione, adesso dicono che bisogna stare completamente monitorati, fare i respiri, li stai facendo i respiri poi, quelli lunghi, poi, perché ti vedo agitato, devi proprio inspirare, mangiare Massimo, dal nervoso. Ho capito Massimo, ma perché devi essere nervoso? Meglio perché che mi stai gira bene. Il cazzo, perché mi gira il cazzo, perché ho un tatuaggio sulla mano, se mi rimane di merda me lo porto avanti finché crepo. Ma, invece col moncherino? E se invece crepi domani perché ti viene un'infezione? Ma no, poi io sto poi agitato, ha già detto che arrivano. Senti come è sudato. Cioè, schifo. Io mi sono già un po' rotto le palle. No, bisogna monitorare da convulsioni, capogiri, nausea. È chiaro, chiaro. Perché già io l'ho visto malissimo, Tu dovevi vedere come camminava prima, mi tutto storto, boh, strano. Mi fai un favore, lì dietro c'è la mia macchina. Ma tu non puoi andare a casa a guidare. Ma infatti non ho detto forse mi porta a prendere le chiavi di casa. Mi lascio a casa. Okay. Che mi faccio un bel cocktail di due occhi, che almeno mi passa sto mal di testa. Visto? No, il mal di testa sta è già salendo. Mi sto innervosendo. No, è brutto. Brutto, da monitorare? Ma scusami, posso vedere il tatuaggio? Lì sotto. Io l'ho visto anche tra l'altro brutto. Posso brutto vederlo? Prima. Se ha qualcosa. Brutto l'ho visto prima. Sì. L'ho visto proprio brutto. Tanto controlliamo se. Coglioni. Sì. Cioè, capito che. Fai attenzione, poi da rimettere. Nervoso, fai niente, no, madonna. Non rompere tutto, ma è proprio una spugna d'accesso quella. Sì, una spugna del cazzo. Ma ha detto una spugna. Una spugna per fare il bagno. Fa vedere la mano. Normale. No. Con la spugna non la metti più perché è caduta. No, male. Male. Solo questo. Io lo vedo male. Veleno. Veleno. Sai cosa vedo io? Te lo dico io che cosa vedo. Io vedo che una persona voleva farmi un prank e il prank gli è stato fatto a sua volta. Io vedo volevi farmi un prank! Io vedo che hai fatto bene a dirmelo. Volevi farmi uno scherzo, stronzo! Ti sei messo d'accordo con lui! Vedi, a me giri i coglioni, perché se io avessi ancora la spugna e volevo tirare un cartone a Paolo... A parte che tu non puoi. Tu non puoi picchiare uno con la cuffia. Con la cuffia, no, era uno con gli occhiali. Uno con la cuffia posso picchiarlo. No, allora. Tu volevi farmi uno scherzo. Dopo, e tu dovrai vedere le immagini che io ho registrato di oggi di lui nel panico. Volando. Nel panico che va a comprarsi spugne e celofan e gira sulla Tesla. Io con Paolo. Fare delle cose, a organizzare il mio prank. Sì, ero prendendo una cazzo di scatola. Ero prendendo una cazzo di scatola. Sì, perché voleva mettertela in quel posto col PC. La metti nel bagnetto con le paperelle. Vergognati, Simone. Va bene.
Si è vendicata, Debbie. Buonanotte. Adesso parlo in farmacia che prendo Sogni d'oro. Ti vedo verde. Sì. Poi lo vedi questo? Anzi, con questo che tanto non è tossico. Lo no, vedi? No. L'amputazione. Bravi, lasciate un like per questo prank di Debbie, la vendetta. Tu mi hai fatto perdere mezza giornata. Sì. A girare con un cretino. Con siamo andati dappertutto in giro per Cuneo. Sì, questa cazzo di spugna in mano. Che bello. Va bene. Cioè, mi scambiavo per un deficiente, Devo fare così, tipo gli spacciatori. Ciao, Simone. Ciao. Questa è stata pazzesca, vero? Mettete un like se è stata pazzesca. Esatto. C'è proprio... Iscrivetevi al canale di Pimot perché ce ne saranno altri di prank importantissimi. Esatto. Con questo potrei fare. No, no, adesso stai buono, vai a casa. Sto bene. Beh, esatto. Ciao. Saluta. Ciao, raga. Madonna.